l'abbraccio festoso di un padre che ritrova i figli che hanno sofferto, le carezze e i baci ai più piccoli, la benedizione per chi non era presente. Poche istantanee per raccontare l'udienza del Papa ai terremotati di Umbria, Lazio e Marche, sorpresi da scosse a fine agosto e ottobre, che non solo hanno distrutto case e palazzi, ma hanno anche minato gli affetti. Lo raccontano Raffaele insieme alla moglie Iole e i figli Leonardo e Lavinia, terremotati di Castello, vicino a Matrice, e Don Luciano, un pastore che ha scelto di stare tra i fedeli di 18 piccoli paesi tra Norcia e Preci, che ha raccontato il Natale più vero, vicino a Gesù che è nato fuori casa, celebrato tra chi è fuori casa, ma che ha chiesto con decisione una ricostruzione onesta, rapida e all'insegna della sicurezza. Papa Francesco ascolta e scrive. Sceglie di non fare sermoni, come confessa intervenendo a braccio, ma ripercorre idealmente le due testimonianze appena ascoltate, offrendo parole di consolazione. Ricostruire i cuori ancor prima delle casse. Ricominciare, non lasciarsi stare o ho perso tutto, amareggiare, no? Ma il dolore è grande, è ricostruire col dolore. Le ferite del cuore ci sono, ricostruire i cuori, no? Che non è un ma domani sarà meglio, non è ottimismo, no. Non c'è posto per l'ottimismo qui, eh? Sì per la speranza, ma non per l'ottimismo. L'ottimismo è un atteggiamento che serve un po' in un momento, o ti porta avanti, ma non ha sostanza. Oggi serve la speranza per ricostruire, e questo si fa con le mani. Mani che sono a braccio di Raffaele alla moglie e ai figli, che sono quelle dei vigili del fuoco che liberano le persone dalle macerie. Mani dei volontari che offrono quello che possono. Mani di Dio che guidano nella notte tra le ferite della terra e del cuore. Ognuno ha sofferto qualcosa. Alcuni hanno perso tanto, non solo la casa, anche i figli o i genitori. Il coniuge, ma non ferire, il silenzio, le carezze, la tenerezza del cuore ci aiuta a non ferire, ritrovarsi col bacio, con l'abbraccio, con l'aiuto mutuo. Anche col pianto. Piangere solo fa bene. È un'espressione davanti a noi stessi e a Dio. Ma piangere insieme è meglio. Ci ritroviamo piangendo insieme. Salvi ma sconfitti, afferma il Papa, con le cicatrici a ricordo del dolore, ma vivi, forti d'animo, tenaci e solidali come sono le persone di quelle terre ferite. Un po' come i parroci che Francesco ringrazia per non essere scappati di fronte al lupo e di cui si dice orgoglioso, capaci di essere vicini, una vicinanza, sottolinea, che rende più umani, più persone per bene e più coraggiosi. Voi sapete che vi sono vicino e... Vi dico una cosa, quando me ne sono accorso di quello che era accaduto quella mattina, appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due scosse. Due cose ho sentito. Ci devo andare, e poi ho sentito dolore,
molto dolore. E con questo dolore sono andato a celebrare la messa di quel giorno. Avere il coraggio di sognare di più, l'esortazione del Papa che conclude l'incontro con il balsamo di una preghiera recitata, soprattutto con il cuore.